ritrovati ad un nuovo appuntamento di speciale TG News. Continuiamo a parlare di politica, continuiamo a parlare di territorio, continuiamo a farlo anche nell'ottica delle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno non solo a Salerno, a Battipaglia, ma anche a Eboli. Ad Eboli, dove sappiamo bene, insomma, le vicissitudini precedenti dell'ex sindaco Massimo Cariello, attualmente ai domiciliari, confermate anche la scorsa settimana, in attesa del processo che invece inizierà il 18 gennaio. Questa situazione, diciamo, un pochino delicata, si vanno a conformare le prossime liste, cominciano ad esserci tavoli di concertazione politica, certo non come si faceva nei tempi pre-Covid, quando appunto li potevamo anche vedere, no? ai ristoranti che si concordavano, ma adesso invece è tutto un po' diciamo più velato. Con noi oggi Giancarlo Presutto, ben ritrovato Giancarlo, nel PSI attualmente. Ciao, buonasera. Da sempre, insomma, da tantissimi anni consigliere comunale, sia con Melchionda, sia con Cariello, ma anche tuo con padre. Rosania. Anche con Rosania, ammazza. Le ho fatte tutte. Ovviamente ricordiamo tuo padre, che è stato un grande sindaco per la città di Eboli, insomma, quindi una storia legata alla politica. Beh, una storia anche fatta di altri partiti, quindi volevamo capire un momento questo passaggio col PSI, che attualmente risulta essere uno dei partiti forse più simpatici, se mi lasciate passare questo termine. Con un segretario nazionale giovane, Salernitano, che comunque si sta facendo strada all'interno, insomma, della politica nazionale. Quindi Andrea Volpe, da poco eletto nel PSI, quindi un po' ringiovanito questo partito. Come mai questa scelta? Ma guarda, comunque concordo con te, perché è un partito in ascesa, un partito giovane dove i dirigenti nazionali sono tutti giovanissimi, sono delle professionalità importanti. La mia scelta, Rosaria, non è altro che una scelta dettata da quel che può essere il momento e anche un po' dal cuore. Perché, diciamo, dopo che mio padre ha dovuto lasciare il Partito Socialista, e io ricordo a voi che mi sono candidato la prima volta a 23 anni nel Partito Socialista ad Eboli, c'è stata una diaspora socialista, quindi una parte è passata con la De Michelis, con Forza Italia, una parte è rimasta nel centro-sinistra, e noi diciamo che la famiglia Presutto si è avvicinata anche a quei momenti, nei primi anni 90, alla parte di De Michelis vicino Forza Italia, che era un partito in quel momento moderato, non era un partito certamente di destra, che però portava, diciamo, in seno una dote importantissima di quel Partito Socialista craxiano. Cosa è accaduto? Che dopo la diaspora socialista, con l'avvento della Seconda Repubblica, è venuto meno anche il ruolo centrale del partito nello scenario politico locale. E questo ci ha portati, a tanti di noi, a dover spesso, perché poi alla fine non bisogna mai rinnegare quel che si è fatto, spesso a cambiare, io dico, le sigle, non i partiti, perché negli ultimi 20 anni, se guardiamo lo scenario politico italiano, sono cambiati centinaia di simboli di partito. E io li chiamo sigle, perché poi cosa succede? Ti lega ad una leadership, perché poi l'amministratore locale, il politico locale si lega a delle leadership, no? Momentanee. Quelle stesse leadership poi cambiano gli scenari, cambiano i partiti, cambiano le alleanze. Però io posso dire che io sono sempre stato coerente ad Eboli. Ad Eboli io, dopo la mia elezione la prima volta insieme a Forza Italia, feci un passaggio con la Margherita e poi sono rimasto sempre in quell'area ad Eboli, non ho mai avuto una candidatura altrove, sono rimasto sempre nell'ambito del centro-sinistra ebolitano. È chiaro che poi i miei legami con Mastella... sappiamo il tuo testimone di nozze. Lo stesso Clemente da Ludeuro, che era col centro-sinistra, passò con Forza Italia, quindi 5 anni fa io ero vice segretario ebolitano di Forza Italia, ma perché noi, diciamo, truppe di Mastella avevamo preso questi ruoli un po' dappertutto e traghettammo, diciamo, la nostra corrente, il nostro gruppo nella coalizione di Massimo Cariello. Poi cosa accade? Che negli ultimi 5 anni c'è stato il civismo, chiamiamolo il cosiddetto civismo, quindi ci siamo tutti spogliati di quel che sono poi le logiche dei partiti, e dopo questo scenario, come dicevi tu, direi quasi apocalittico, no? Di quel che è accaduto negli ultimi mesi, tutti lo sappiamo, era doveroso per me ritornare alla politica. E come farlo? In quell'ambito di quel centro-sinistra che io ho appoggiato alle regionali nei tempi precedenti, quindi non è che potevo fare una scelta diversa, era tornare a casa. Infatti abbiamo chiamato questo passaggio il ritorno a casa di Presutto,
perché poi alla fine il Partito Socialista Presutto è un binomio interessante nella città di Eboli. Certo. Non a caso ancora oggi nella città il miglior sindaco della storia della città è rimasto impresso negli italiani, negli ebolitani, Elio Presutto. Quindi ho fatto un ritorno a casa, naturalmente un ritorno a casa valutato con Enzo Maraio, che è un segretario nazionale di carisma, è un uomo in ascesa, un uomo che fa la politica tra la gente, e quindi per me è stata la scelta migliore in questo momento per tornare a fare la politica che conta, perché io penso, a mio avviso, bisogna tornare ai partiti, bisogna tornare alla rappresentanza locale e essere tra la gente. Questa quindi è la come motivazione. Stai strutturando questa campagna elettorale da sindaco, insomma la prima volta per te che appunto scendi in campo da sindaco, no? Sei stato sempre un combattente, un militante, insomma uno che ha lavorato casa a casa per raccogliere. Quanti voti hai preso nell'ultima 401 sezione? Quell'uno è importante, 4-0. Sì, quell'uno è importantissimo, certo. Ogni voto è sempre importante. Quindi, insomma, parti da un bagaglio grande, insomma, di voti, e però, insomma, ci vogliono anche le liste, no? Perché io leggo di tanti che dicono adesso mi candido a sindaco, sì, ok, va bene, ma per candidarsi a sindaco ci vogliono delle liste a supporto, perché sennò si rischia, come è successo per qualche altro candidato in passato, di non essere eletto nemmeno come consigliere. Allora io faccio una premessa, è chiaro che come persona, come percorso, dopo 20-25 anni, quasi 25 anni di percorso che dicevi tu, amministrativo, ho fatto il capogruppo, ho fatto solo una parentesi piccola nel 2000 come assessore, però ho sempre voluto fare solo la parte politica, non a caso sono rimasto sempre capogruppo, sempre eletto ogni qualvolta mi sono poi presentato agli elettori. Candidarmi a sindaco mi sembra quasi una cosa naturale, perché dopo tanti anni di percorso bisogna proporsi alla città, certamente con delle idee, con delle liste naturalmente. Parla di tre liste, me lo confermi? No, guarda, tre liste è l'idea diciamo di partenza. È chiaro che noi col Partito Socialista siamo innanzitutto disposti e siamo a parlare con tutti naturalmente, noi non ci precludiamo nessuna strada, ci mancherebbe, però è chiaro che noi dobbiamo anche dare il nostro senso di appartenenza ad una comunità, non possiamo temporeggiare. Oggi, però Giancarlo, è vero che tu non hai ricoperto ruoli da assessore nelle giunte Cariello, però è anche vero che sei stato uno che era vicino a Cariello. Allora io vorrei capire, questa candidatura nasce come prosecuzione di quanto fatto o ti stai distaccando completamente da quanto? Allora, innanzitutto io sono una persona che non rinnega mai quel che ha fatto, che può essere giusto o sbagliato una cosa, io non ho mai rinnegato quel che faccio. Il mio rapporto con Massimo Cariello è un rapporto di stima, di amicizia, e io però nella parte, diciamo, politicamente ero un alleato coerente e trasparente. Però cosa accade oggi? Che siccome innanzitutto esiste, dobbiamo sgombrare il campo dalla questione di appartenenza ad un legame personale con le persone, perché Eboli ha bisogno di tornare alla serenità, e bisogna proporsi con un progetto, diciamo, nuovo, secondo me, alla città. Non si può pensare di fare una prosecuzione di quel che è stato Massimo, che Massimo è stato un grande sindaco, una persona venuta bene, ancora oggi è amata nella città. È impensabile dire, ok, io arrivo oggi Giancarlo Presutto o chi per essi sono Massimo Cariello. Sarebbe anche offensivo nei confronti dell'elettorato. Io penso di fare una cosa nostra, di partito, una cosa nuova. Ho amministrato nell'ultimo mandato di Massimo Cariello, sono stato capogruppo, sono stato critico quando bisognava essere e sono stato poi da supporto quando bisognava essere da consigliere comunale, perché poi alla fine il consigliere comunale cosa fa? Deve dare degli indirizzi e deve dare delle idee, però io penso che non sarò io la presecuzione di Cariello, perché i miei ex colleghi penso si stiano torniamo preparando. Proprio a questo volevo chiederti, diciamo che da lì vengono fuori diversi nomi, perché sappiamo con certezza, insomma, Luca Sgroia che parte con la sua armata PD, sicuramente, ora bisogna vedere quanti lo seguiranno, ma sicuramente supportato dal partito, sarà sicuramente il candidato del PD. Almeno su Eboli non ci sono dubbi, su Battipaglia ce ne sono ancora tanti dubbi per capire chi sarà il candidato del PD. Poi a destra ovviamente ci sarà Damiano Cardiello, che dovrà per forza candidarsi, insomma siamo certi che si candiderà, poi lo sentiremo chiaramente. Vediamo che succede con Paolo Polito, con Marchesano, il commissario di Fratelli d'Italia, che non ricordo come si chiama. Marchesano? No,
ma Chiesa non è più la, ce n'è il commissario attuale. Commissario attuale. Quindi nella parte centrale, quindi parlo della messa di Gabriello, c'è i vari di Benedetto, Ginetti, Fausto Vecchio, ecco, bisogna capire anche loro cosa fanno, perché qualcuno aveva detto inizialmente che Fausto Vecchio si candidava, ora non è più candidato, sembrerebbe. Ma guarda, io questo non lo so, perché io come te ascolto i rumors della città, sì, con qualche collega ci siamo scambiati delle opinioni, però penso si stiano organizzando in questo senso. Di Benedetto e Ginetti dovrebbero essere dalla stessa parte, quindi fare tutto. Probabile che ci sia questo asse tra di loro, compreso Rosa Miglia, però io non posso darti nessuna certezza. No, vabbè, insomma, i rumor, ci confrontiamo sui rumors, poi ovviamente li sentiremo, sottolineando sempre che la televisione è aperta a tutti. Onestamente non mi metto a telefonare persona per persona, insomma sapete che siamo qui, quando volete sarete sempre ospiti graditi. Poi però c'è anche Martino Melchionda, altro nome che è venuto fuori, che giustamente fa una riflessione, dice vabbè, sono tutte persone già sentite, perché in effetti attualmente di novità non ce n'è nessuna, Giancarlo. Non ce ne sono, però io faccio una premessa. Innanzitutto tutti sono legittimati a candidarsi a sindaco. Assolutamente. Quindi io non sentirete mai da me una parola diciamo critica nei confronti di chi si voglia candidare a sindaco, perché poi è una libertà assoluta nella democrazia riproporsi ad una città o candidarsi per la prima volta. Però è chiaro, in uno scenario del genere c'è molto spazio, perché alla fine bisogna lavorare tra la gente con le proposte giuste e portare, ripeto, a deboli una serenità che manca, già da un bel po'. Le novità, non so, ci sono anche dei rumor su tutte le novità, però è chiaro che io ho ascoltato la vostra trasmissione di settimana scorsa, avevi qui ospite a Francesco Faenza, che è un amico, un altro giornalista bravissimo, però quando sentivo parlare del Eboli ha bisogno del nuovo e non del vecchio, ma guardate, questo è un errore gravissimo di valutazione, perché un'amministrazione ha bisogno del buono. Del buono. Non del vecchio e del buono. Noi abbiamo esperienze in altri comuni dove c'è il vecchio ed è ottimo, dove c'è il nuovo ed è ottimo, oppure viceversa. Quindi far passare che qualcuno tendenzialmente, qualcuno che vuole approfittarne di questa, diciamo, questo momento particolare della città di Eboli, vuole approfittare dicendo ci vuole il nuovo, quindi sotto mentite e spoglie si vogliono affiancare. D'accordo. Però alla fine l'esperienza ci vuole sempre nella vita. Guarda, su questo non ne parlavo, non ricordo con chi, proprio ieri, e sì, effettivamente è così, cioè per amministrare, anzi stamattina, per amministrare ci vuole anche capacità, ci vuole un minimo di conoscenza della macchina amministrativa. No, ma poi Eboli storicamente ha avuto un ruolo importante nello scacchiere provinciale e regionale della regione Campania. Eboli è una storia politica, è importantissima, Eboli è politicizzata, quindi dire oggi bisogna spogliarsi da tutto e presentarsi all'elettore come il nuovo, il nuovismo, ma è un errore secondo me di valutazione. Però questo non significa che all'interno della propria squadra non si possano vedere degli elementi nuovi. Come questo che... sicuramente, questo no, magari... io dicevo l'assoluto. Candidato in dicevo... a sindaco ci sta, vabbè, ma qualche nome nuovo ci sarà anche, poi bisogna vedere se... No, ma come? Abbiamo sentito Caterina Sorvillo che vorrebbe provare a candidare D'Arzio, Vincenzo Eppolito, insomma i nuovi ci sono pure. No, assolutamente, scusami, io non volevo far passare questo messaggio. I nuovi, ho detto, vanno benissimo, ma non significa dire il nuovo sì e chi ha esperienza no, questo dicevo io, ci mancherebbe. Come ripeto, può candidarsi chiunque. Ma meno male. Meno male, voglio dire. Ci sono anche i Conte, non l'abbiamo menzionati prima, ma ci saranno sicuramente anche il gruppo dei Conte, quindi anche lì immagino che si creeranno delle altre convergenze, no? Perché comunque tutti sono alla ricerca adesso anche di alleati. Però io aggiungerei in questo momento che la città ha bisogno di certezze, perché io conosco bene cos'è la politica. Non è presunzione, ma è dal 96 che partecipo attivamente alle campagne elettorali comunali. Oggi c'è bisogno di certezza e molti arriveranno, come al solito, a marzo per sciogliere il nodo delle alleanze. Perché? Perché si antepone sempre l'interesse della città a quel che può essere, diciamo, l'aggregazione migliore per vincere. No, noi come Partito Socialista faremo parte della partita, ma la politica va sempre oltre il comune, la provincia, la regione. La politica è politica, la si fa anche non stando nelle istituzioni. Quindi
Oggi Ebola ha bisogno di certezze. Chi vuol candidarsi lo facesse, lo dicesse. Non c'è bisogno di fare sempre, arrivare sempre a queste estenuanti riunioni, io sto con te, sì, tu stai con me, perché poi alla fine ci si nasconde dietro al programma, ma non è mai così. Quindi io faccio un appello a tutti gli attori che vogliono impegnarsi nella prossima campagna elettorale di essere schietti, di presentarsi con una propria coalizione, con un proprio programma e farsi scegliere dalla città, perché io penso che abbiamo anche un'altra fortuna questo 2021. Che non avremo la possibilità, o qualcuno non avrà la possibilità, di creare quelle strutture alle spalle di potere, di imprenditori, no, che possano deviare l'elettorato. Perché io penso che l'elettorato è maturo, sa scegliere, e spero che non si facciano di nuovo infinocchiare, come sempre, scusa per mettermi questo termine, come ogni campagna elettorale, per il posto di lavoro di un mese, di due mesi, che non risolve il problema occupazionale e dell'economia della nostra città. Quindi io penso, e dico all'elettore, chiunque, certamente non dico scegliete Partito Socialista, scegliete chiunque, ma scegliete in base a una prospettiva futura per la città. Questo mi preme di dire, perché altrimenti... Tu lo sai, mi conosci da anni, io sono sincero, le cose che penso le dico e quindi spesso sono scomodo proprio per questo. Però io sono fatto così, ho fatto sempre le campagne elettorali a mani nude, dietro di me non ci sono mai poteri precostituiti, anzi sono sempre l'outsider della campagna elettorale, però fortunatamente qualcuno ci vuol bene, ci segue e sono sempre riuscito ad essere eletto. Però sono sempre tra gli outsider, perché dietro di me, lo sai, tu lo sai perché conosci bene lo scenario, lo scacchiere di Eboli sotto l'aspetto politico, non ci sta l'azienda di turno, la struttura di turno. Insomma, difficilmente sarà una campagna uguale alle altre, sarà completamente diversa, non si potrà entrare neanche in questo caso nelle case, insomma, perché c'è una situazione completamente nel dubbio rispetto alla questione Covid. Quindi magari la casa a casa a cui sei abituato anche tu, forse non riuscirai a farlo. Vedremo cosa accadrà, però noi dobbiamo fare la campagna elettorale, se certo, ce lo permetteranno, e troveremo il modo per arrivare a tutti, perché è giusto che sia così, bisogna far arrivare il messaggio a tutte le famiglie eboritane, che noi abbiamo una grande fetta di elettori che non vanno mai al voto. È vero, questo sì. Parliamo da 4.000 a 6.000 votanti che... ripetutamente non vanno, perché molti sono residenti qui ma stanno all'estero o stanno fuori e quindi non rientrano, ma tanti altri sono delusi, si annoiano, non votano, e sono tantissimi, una fetta importantissima dell'elettorato. Sì, quindi noi dobbiamo cercare di raggiungere anche coloro che sono lontano dalla politica, per far capire con un messaggio di serenità di un ritorno, diciamo, a quel che può essere un percorso politico. Come stai costruendo queste tre? Abbiamo già i nomi delle tre liste, Giancarlo? Sì, vabbè, noi innanzitutto c'è il Partito Socialista che è in campo alle prossime amministrative. Stiamo lavorando su altre liste, siamo già a tre liste, abbiamo composto le tre liste che presenteremo a breve. Ora ci non ti anticipo i nomi. Compagni di merenda, no, nel senso ovviamente scherzoso. Altri consiglieri comunali oppure non si può dire. Ma guarda, mai dire mai, special modo in politica, mai dire mai. Però ti ripeto, prima ho espresso un concetto, quella di indirizzarmi su un'avventura, una proposta nuova. Quindi cercherò di coinvolgere, certo, qualcuno già è stato candidato, non eletto, però cercherò di coinvolgere un po' tutte le professionalità, diciamo, distribuite sul nostro tessuto sociale. Poi ben venga un confronto anche con qualcuno che è stato un collega, però diciamo il grosso lo farò tenendomi, diciamo, non vicini i colleghi della passata amministrazione. Quindi è un po', non è una, è proprio una strada diversa, ecco, stai percorrendo una strada diversa rispetto al passato. Sì, perché guarda, ma perché questo? Non perché io voglio allontanarmi. Sì, ho capito. Io sono amici, sono affezionato a tutti, sono una persona che ha rapporti con tutti, quindi non potrei mai rinnegare un percorso fatto con dei colleghi, però l'idea che è diversa. È chiaro. Quindi non andare in, diciamo, creare una consecuzione sull'amministrazione precedente. È chiaro. È la novità, nuovo non che significa che presutto è un nuovo per la città Eboli, però un programma nuovo, diciamo uno sviluppo diverso come concetto della città, che poi presenteremo naturalmente. Ecco, quando ci dovrebbe essere più o meno questa presentazione, in modo che poi a seguito della presentazione... Guarda, io sono orientato a farlo agli inizi di gennaio.
perché non posso smentirmi su quel che ho detto precedentemente, bisogna quindi presentarsi, rompere gli indugi e iniziare a parlare alla città. Perché io voglio parlare alla gente, non possiamo parlare sempre solo con gli addetti ai lavori. La gente decide il futuro delle amministrazioni, la gente che deve recepire i programmi e la gente che deve maturare anche un altro concetto, che bisogna votare, e lo rimarco questo, per quel che può essere una proposta fattiva per la città. Non votare per le solite promesse, perché le campagne elettorali finiscono, i disoccupati rimangono, certo, l'economia rimane ferma, perciò è un messaggio fondamentale che io cercherò di diffondere in questa campagna elettorale. D'accordo, allora noi ci risentiamo dopo la presentazione, così parleremo di programmi, quindi ci farai capire anche quali sono i punti cardine sui quali punterete la vostra attenzione per programmare lo sviluppo della città, no? Perché come diciamo anche per quanto riguarda Battivaglia è tutto molto bello, ma bisogna anche pensare a come un domani la città possa svilupparsi anche a livello sostenibile. Questo assolutamente sì, perché io penso che il problema della città si risolve solo sforzandosi a creare i presupposti, certo, per rendere Eboli una città turistica. E questo cosa si intende? Si intende creare una marina di Eboli, una marina viva 12 mesi all'anno, non solo per il problema è Giancarlo che io e te, come dici tu, ci conosciamo da 25 anni e parliamo di politica da 25 anni, ma da 25 anni questa cosa la sento sempre tutte le volte. E questo lo so perché, lo so perché, perché durante poi un percorso i processi si arrestano, perché c'è sempre quella volontà poi di quelle pressioni, no, esterne, chi ti frena su una cosa, chi ha un interesse su un'altra cosa, la città vicinconfinante. No, noi dobbiamo avere i paraocchi e lavorare per la città, perché non è possibile che in altre esperienze, in altre località le cose si fanno e in alcune realtà del sud le cose non si fanno. Allora è solo questione di volontà, io penso, poi vedremo. Ci, a chi vivrà vedrà, noi sì, ci saremo. Grazie ovviamente a Giancarlo Presutto, ci ritroviamo prestissimo, anche perché questi mesi saranno intensi, anche di interviste, di confronti, finalmente sicuramente avremo il confronto che non abbiamo avuto scorso settembre, no? Perché poi alla fine è chiaro che il sindaco in carica non si confronta mai in genere, e questa volta riusciremo a farlo perché saranno tutti quanti ex novo e quindi dovranno confrontare. Dai, ci divertiremo un po', perché i confronti sono sempre la cosa più democratica che c'è. Fin quando i confronti rimarranno, diciamo, nell'alveo della discussione serena e pacatasi, ma se la discussione, perché alcuni penseranno che sono abituati a fare le bagarre, di fare, diciamo, le zuffe per prendersi notorietà, io non ci sarò. Quindi fin quando ci dovremmo confrontare seriamente, io sui sono programmi, garanzia di serietà, ecco, no, ma tu sicuramente non mi riferivo a voi giornalisti, mi riferivo alla mia parte politica, diciamo, lo so, politica. Però è bello, il confronto veramente è carino, perché tu cominci a capire anche come si pongono anche i candidati di fronte alle difficoltà che si creano man mano. Ma il ovviamente confronto è democrazia, quindi ben venga un confronto. Esattamente. Grazie ancora a Giancarlo Presutto e grazie a voi per averci seguiti anche questa sera.